Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Friuli Venezia Giulia e stiamo per visitare le grotte di Pradis. Venite con noi in queste stupende grotte. Appena entriamo, vediamo subito qua la cartina che ci dice cosa ci aspetta in questo percorso di visita. Dove siamo noi? Qui. E adesso andiamo a vedere un po' in giro. È un anellino. Ma c'è anche questo pezzetto qua però. Beh, adesso andiamo a vedere. Discesa nell'orrido questo. Ah, ok. Andiamo. Siamo arrivati oggi all'apertura qua delle grotte. Quindi siamo i primi ad entrare e quindi vi facciamo fare una visita in solitudine, eh? Visto che bravi ci siamo stati prestissimo, c'è già super exciting. Già super exciting di non fare millimetri di Disneyland. Allora amore, qua queste grotte qui erano frequentate già nel Paleolitico. Esattamente, c'era l'uomo di Neanderthal qua che ci abitava. Qua è la prima grotta e naturalmente ci sono un sacco di tabelle informative. Toilette, importante sempre la toilette nei vari posti. E qua avete la vostra tabella informativa. Adesso noi tra poco scenderemo giù all'orrido. Ok, scendiamo da lì e troviamo subito questo cartello per scendere all'orrido. L'orrido, come tutti gli altri orridi che vi abbiamo già fatto vedere, poi vi metto il link qua sopra degli altri che abbiamo visitato, è un lavoro che fa il torrente di scavare per tantissimo tempo fino a che non crea tutte queste cose. Amore, di qua. Qui abbiamo anche una discesa di 200 scalini. Che già sta correndo. Che effetto fa allora? È bellissimo, bellissimo, guardate com'è imponente, spettacolare. Mi piace anche tutto sto verde qua, luccicoso di rugiada. Bellissima vegetazione delle aree umide, bellissima. Guardate laggiù, ci sono dei cigliolini. Quindi hanno illuminato se non devi venire con la tua torcina, no? Allora si va. Oh, che fresco! Questa è la grotta numero 2. Mi raccomando di non venire in infradito. Vediamo già se riesce a farcela.
un po' scivoletti qua la faccenda. Siamo ritornati da dove siamo arrivati, adesso andiamo su di qua. Questo torrente è il Rio Mulat, un affluente del torrente Cosa, che è quello che sta sotto qua. Cerca di farci una foto, alla ricerca del selfie. C'è una cordina qua perché qui è scivoloso. Qui arriviamo in un punto panoramico. Bello là. Sembrano dei cadini. Siamo appena risaliti qua dall'orrido. Adesso seguiamo il cartello e andiamo a vedere la grotta della Madonna. E questo, c'è un fatto interessante qui dentro. È profumo grande. Questa grotta un tempo era anche detta Grotta Verde perché c'era tutte le luci verdi qua intorno, invece poi hanno cambiato illuminazione e cambiano ogni tanto. E la cosa interessante è che qui la notte di Natale, a mezzanotte, fanno anche la messa. Sarebbe forte venire qua. Questo ora è diventato anche un luogo di culto, infatti qui c'è l'altare dove fanno la messa. Guardate che spettacolo. Non andiamo più solitari. Molto suggestivo, vero? Sì. Una volta questa grotta era detta anche Grotta Verde perché all'inizio era tutta... tutte le pareti erano piene di edera, poi adesso non so il perché l'edera non c'è più, o l'hanno tirata via o è morta, e hanno fatto tutte le luci verdi per ricreare l'ambiente, poi basta. Nel 2011 hanno deciso di adottare un'illuminazione più naturale per esaltare la bellezza della roccia. Della roccia, sì. E questa è chiamata anche Andro Scuro perché è l'unica grotta, invece ci sono altre due, in cui entra la luce, qui non entra mai la luce naturale. Quindi non so l'edera della grotta. Guardate l'umidità che fa strato. Chi lo sa l'edera? Ne sapete qualcosa in più? Voi scrivetelo qua sotto nei commenti. Uscendo qua dalla grotta troviamo infatti dell'edera.
Aria arrivava e poi andava dentro. Forse ricopriva l'ingresso, ecco. O ricopriva l'ingresso. Sì, infatti c'è, vedi? Probabilmente la tagliano anche un pochino perché è invadente. Invadente? Sì. E c'è un po' di edera. Guarda la foto dell'epoca. Quando è stata installata la Madonnina. Nel 65. Personaggi. Sempre belle foto d'epoca. Ora adesso andiamo avanti. Diamo un'occhiata alla cartina per capire che giro fare. Allora, adesso siamo qui, abbiamo appena visto la grotta qua della Madonna, possiamo fare questo giro qua, un anello, e ci riporta all'ingresso. Quindi adesso facciamo tutta la parte alta, prima abbiamo fatto quella bassa. Di qua. Qui abbiamo appena attraversato il ponte di pietra e sopra vediamo l'attuale ponte stradale, sempre di pietra. Siamo ad agosto 2023 e per entrare abbiamo pagato 6 euro a testa. Qui finisce il giretto ad anello, siamo ritornati al punto di partenza, lì c'è la biglietteria. Adesso ritorniamo qua un attimo nell'area picnic. Mangiare una merenda. Insomma, un'oretta abbiamo fatto il giro con video, foto, eccetera. Bello. Da visitare assolutamente. Consigliamo di arrivare presto, così ve lo godete senza persone. Se ci conoscete. Ah, e se, così ce lo godete meglio. Sì. E se non ci conoscete, guardate tutti i nostri video, ce ne sono più di 100. 140 circa di escursioni e di robette carine come trovate queste. Trovate sicuramente cosa fare. Sperando che questo video vi sia utile per avere un'idea per qualcosa da fare nel weekend, se siete qui in Friuli, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, condividete questo video con tutti gli appassionati di montagna friulana. E non. E non, che così vi fate diventare appassionati. Vi salutiamo e vediamo appuntamento al prossimo video.